Ciao ragazze, eccoci di nuovo per mostrarvi gli acquisti che ho fatto dal sito internet della Kiko. Io mi ci sono trovata bene, sono stati velocissimi come al solito. Mi dispiace solo che alcune ragazze si sono trovate male. Ho visto anche ultimamente il video di Lolla in cui ha avuto problemi con la spedizione. E insomma, mi dispiace. Secondo me credo sia dovuto agli smalti, perché veramente sono andati a ruba. Però con questo non giustifico la Kiko, perché in effetti è brutto comunque comprare una cosa, la vedi disponibile e poi com'è? Non ti spediscono perché il prodotto che hai ordinato non è disponibile, insomma non è una bella cosa sicuramente. Anch'io sinceramente volevo ordinare degli smalti. Due smalti, però purtroppo non erano disponibili e quindi non li ho ordinati. Adesso vedo se magari passo per caso dal negozio della Kiko per caso, al notaio per caso, e magari non so se li vedo dal sito, cioè, se li vedo dal negozio, magari chissà, se c'è ancora la promozione potrei anche pensare di comprarli. Faccio vedere le cose che ho preso. Allora, ho preso il mascara che stava in offerta a 3,90 euro, l'Ultra Touch, però waterproof, perché adesso che arriva l'estate, almeno spero che arrivi, insomma non ve lo faccio vedere perché aspetto ad utilizzarlo a giugno, almeno quando fa caldo caldo. Quindi poi ho preso il leva smalto, leva smalto, sì, insomma l'acetone, perché avevo quello della Essence che ormai sta quasi per finire. Questo è acetone free, quindi senza acetone. Quello anche della Essence credo sia acetone, senza acetone, però non è un granché sinceramente. Quindi ho deciso di provare questo qui. E l'ombretto, il numero 05, diciamo che è un ombretto più che altro più per l'autunno, ecco, però l'ho voluto prendere perché mi piaceva come colore, è un colore comunque naturale che si mette tutti i giorni. Diciamo che sì, sì, è un marroncino chiaro, diciamo, non è molto pigmentato, però sì, insomma, questo colore qui, molto carino. Poi veniamo ai prodotti per labbra. Per prima cosa il Night Light Lip Gloss, quello azzurro, il Sky Blue. Vi ricordate che avevo detto nella review che lo desideravo tantissimo? Quindi subito la prima cosa che ho cliccato acquista è stato questo. È bellissimo veramente. Ha questo azzurro stupendo. Io non l'avevo comprato l'altra volta perché pensavo che mi rendesse le labbra blu. Quindi siccome non volevo diventare buffetta, invece no, invece è trasparente e ha questi riflessi che fanno sembrare i denti più bianchi, quindi secondo me per l'estate questo è un must, nel senso che ve lo mettete così e via, e andate, bello, 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 bello. Poi della vecchia collezione Posh Couture il 02 Regal Rose, anche questo l'ho visto in tantissime review. Mi era piaciuto tantissimo, packaging molto carino e il colore è questo. Il colore è questo qui, è un rosa un pochino sullo scuro e ho notato che assomiglia moltissimo come colore al 140 Intensive Pink. Non trovate? Mi sembra un pochino uguale, anche se questo è il Regal Rose forse un pochino più scuro, però la consistenza è completamente diversa. Mi piace molto più la consistenza del Regal Rose perché non è, cioè non è cremoso a livello dell'Intensive Pink. È molto carino. È bello, 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 bello. Ok. Poi della collezione nuova, il Sunproof Lipstick Stilo SPF 15, lo 02 Sheer Nude, è la collezione estiva diciamo così, e il rossetto è questo qui, questo è il colore, è un nudo però rosato, non so se vi ricorda qualcosa, aspettate che vi faccio lo swatch qui, ed è un nudo però è rosato, vedete?
mi piace molto, ha la consistenza quasi di un burro cacao sulle labbra. Mi piace perché è proprio da tutti i giorni. Non so se vi ricorda qualcosa. Sunproof stilo SPF 15. Vi ricorda qualcosa? La vecchia collezione estiva dell'anno scorso. Si chiama lo stesso, Sunproof Lipstick SPF 15 02 Sheer Nude. Hanno una gran fantasia quelli della Kiko, devo dire. Però il colore è diverso, per fortuna. Infatti quando l'ho visto ho detto, oh cacchio, è come quello dell'anno scorso. Invece no, è diverso, perché questo, a parte vabbè il packaging, sì, diverso. Però questo è proprio sul marroncino. Infatti non mi piace più quello che ho preso adesso, sinceramente, perché questo qui lo utilizzo veramente poco perché dà più sul marroncino, vedete? Cioè il colore è completamente diverso, quindi mi piace più quello che ho preso adesso. Ed infine ho preso il matte lipstick, il 286, e devo dire che mi sono pentita di aver preso solo questo qui. La consistenza è veramente bella, è come piace a me, cioè non è cremoso. E dura, dura sulle labbra, l'ho provato solo una volta, quindi non posso darvi una review dettagliata. Però mi piace, questo appunto ve l'ho detto il numero. No, adesso ritrovare la scatola, oddio che casino qui. È il 286, che sul sito c'è scritto un rosa fragola. Ma insomma, diciamo che sulle labbra dà più sul rossiccio che sul rosa, è un rosso fragola semmai. E mi dispiace non aver comprato anche altre due tonalità sul rosa. Comunque ci sarà occasione di comprare. Vabbè, ora ragazzi io vi saluto. Qua c'è un casino. Adesso vi faccio vedere che casino che c'è sulla mia scrivania. Guardate qui tutti i prodotti che vi avevo fatto vedere. Adesso devo risistemare tutto. Vabbè. Comunque io vi saluto e al prossimo video. Ciao!